Benvenuti in questo nuovo video. Stasera che cosa voglio fare? Volevo condividere con voi la mia skincare routine, premettendo che non ne so niente, che lo faccio perché lo trovo un momento estremamente rilassante, quindi poi questo bagno mi sa tipo molto di Vogue Beauty Secrets, uguale. Dalla Lara del futuro la parte fancy è finita al titolo. Con questa inquadratura professionale che consiste nel vedermi attraverso lo specchio, perché sennò non so come posizionarmi, capito? Perché poi mi devo lavare la faccia e cose. Spero mi sentiate, perché c'è un po' di rimbombo. Comincio a tirarmi indietro i capelli e ovviamente inizio struccandomi. Io prima di passare lo struccante sciolgo un po' di il mascara con un po' di acqua tiepida, perché così non devo stare a sfregarmi tanto l'occhio. Praticamente strofino un po' le ciglia, il mascara ovviamente non è waterproof, e comincio a scioglierlo mutando lentamente in un panda. Mi strucco a questo punto. Tempo fa ho comprato su Amazon questi dischetti riutilizzabili, perché almeno, almeno se posso, cerco di essere un po' eco-friendly. Però davvero sono scomodissimi, nel senso che non mi struccano e non sono truccata tanto rispetto a altre volte, ma assorbendo tutta l'acqua micellare non mi struccano per niente, quindi per forza devo usare il cotone. Se avete qualche alternativa fatemelo sapere, io con quelli proprio non mi ci trovo. L'acqua micellare dei Garnier alla rosa, e non sfrego l'occhio ma tengo il dischetto fermo per far sciogliere tutto il trucco. Piego il dischettino a triangolo in modo con la punta da poter passare tra le ciglia, togliere più mascara possibile, perché con quello puoi buttarti sotto una cascata, ma qualche rimasuglio ce l'avrai sempre. Ok, sono tornata ad essere un fantasma con le occhiaie, proprio una trasformazione in Chantix la mia quando mi strucco. A questo punto comincio la detersione del viso e inizio con... Ok, questo è Catrice, dato che non riesco a far vedere bene i prodotti, magari li scrivo in descrizione. Comunque è una detersione oleosa, la prima, poi ci sarà una seconda detersione. Bagno prima il viso leggermente, poi mi asciugo le mani e passo l'olio. Metto qualche goccia. E questo dovrebbe rimuovere tra questa detersione e la prossima, ovviamente, tutto il trucco, eccetera. Anche perché poi io metto sempre la crema solare, mi raccomando, skincare mattutina, se la fate mettete la crema solare, cioè anche se non la fate mettete la crema solare, perché è il miglior anti-age. Ok, col viso ancora bagnato passo alla seconda detersione con questo, che invece è un detergente classico della linea di Millie Bobby Brown, e soprattutto sulla fronte, che è il punto in cui mi escono più brufoletti, tutte quelle cose carine. Ok, a questo punto passo il tonico. Allora, sembra una roba lunghissima quella che sto facendo, effettivamente lo sarà un po' più del solito, ma per due motivi fondamentali. Uno, sto parlando, e due, farò una maschera di quelle sheet mask che devono stare su un bel po', quindi perdo un po' più di tempo. Però mediamente davvero ci metto 10 minuti, anche perché la devo fare sempre, cioè la sera io skincare la faccio sempre, la mattina sono più pigra, la sera la faccio sempre, quindi vi assicuro che non è così macchinosa. Quindi passo il tonico e utilizzo sempre quello della linea Florence by Millie Bobby Brown, ed è quello per le pelli un po' più mature. Io in realtà credo di avere una pelle abbastanza mista, che va a periodi, soprattutto i periodi del ciclo, ma questo lo passo sempre indipendentemente sulla zona T, che è appunto quella che mi dà un po' più problemi di brufolame vario. Momento del siero. Io come siero uso questo, vorrei prendere un altro per la mattina, al momento solo questo, che è un siero di The Ordinary, e questo è quello all'acido ialuronico. Vorrei prendere la niacinamide da utilizzare la mattina, anche perché sono prodotti che sono davvero abbordabili come prezzi,
e sono buoni, soprattutto i sieri. Ti invito di strisciare, perché da quello che ho capito il siero si deve pigiare dentro la pelle e lo mettete anche un po' sul collo, ovviamente. Ok, mentre il siero agisce per bene, faccio un attimo un velocissimo scrub alle labbra. Io lo scrub lo faccio praticamente tutte le sere perché ho le labbra molto secche e soprattutto quando mi trucco utilizzo spesso le lip tint che tingono. Quindi con un po' di scrub riesco a struccarle meglio. E ne utilizzo uno di Kiko, molto semplice. Ok, passiamo alla maschera. In realtà non uso una maschera su tutto il viso, di quelle in cotone, ma utilizzo solo i patch per gli occhi. Questi sono di Primark, cioè non costano niente, ma per quello che serve a me sono ottimi. Ok, e mi ripiazzo. Ho dovuto fare una pausetta perché mi si è riscaldata la telecamera. Intanto comunque i patch sono stati su, quindi li posso anche togliere. Ma prima che mi dimentichi, vi volevo dire che una volta a settimana, prima del siero e appena dopo il tonico, faccio il peeling chimico. Una volta a settimana, perché questo va ammazza se lo fate più di una volta, mi raccomando, per far sì che sia una cosa efficace e utile una volta a settimana. Ed è quello di The Ordinary, quello che sembra sangue. YouTube, non bannarmi, non è sangue, è peeling solution. Questo qua, molto carino. Anche io ovviamente questi non li faccio tutte le sere, di solito metto solo il contorno occhi e basta, ma oggi volevo qualcosa di più. Ok, a questo punto tolgo il patch. Metto la crema idratante, una semplicissima crema idratante, questa è lì al verde e alla rosa, perché in teoria da quel che so la rosa dovrebbe un pochino alleviare i rossori. Quando ho la pelle particolarmente secca, non è questo il periodo, anzi, ogni tanto passo il gua sha con un po' di olietto, sempre alla rosa. Raramente lo uso senza, perché secondo me fa un po' troppo attrito. Però insomma, mi raccomando, ogni volta lavatelo, ogni volta che lo usate. Non so se vi faccio effettivamente qualcosa. Di solito lo faccio tipo qui, faccio un po' sotto la guancia per scavare questa parte, lo faccio sugli occhi per liftare. Però insomma, non è una cosa essenziale, è proprio una coccola, mettiamola così. Di sera, se vedo che sono in fase brufolini o comunque che rischiano di uscire, vedo già che stanno lì in agguato, utilizzo un prodotto particolare che vi faccio vedere, ovvero questo, che è il dupe coreano delle Tude House. Questi prodotti coreani li trovate tutti su Yes Style. Ho comprato io, è appunto il dupe dello spot treatment della Marie Badescu, che da solo costa 20 euro. Questo è molto più affordable ed è la stessa identica cosa, quindi questa soluzione bifasica con la polvere sotto e il liquido sopra. Io uso un cotton fioc perché è più igienico, in teoria c'è anche la stecchettina, però mettere la stecchettina su una cosa infiammata e poi rimetterla dentro non credo sia troppo igienico, quindi io di solito uso un cotton fioc e poi questo senza mischiare niente, quindi poi si va a mettere sui brufoletti. Ovviamente se avete un acne questo non va bene, perché questo va bene per gli spot, ecco, per dei punti specifici, anche perché credo che vi bruci la faccia se lo mettete su tutto il viso. Questo poi lo tenete su tutta la notte e il giorno dopo togliete tutto quando vi lavate la faccia. Niente, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.